Cari amici di Traquino Centese, siamo al campo sportivo Lo Spallone. Tra pochi minuti inizierà il derby dello Spallone tra Centese 2010 e Guercino Calcio. Lo voglio riscaldare un po'. Mi sei impattata. Terminato il secondo tempo del derby dello Spallone Guercino Calcio Centese 2010, un pareggio acciuffato proprio allo scadere dalla Centese 2010. Alessandro, cosa ci puoi dire? No, è stata una partita dove purtroppo noi non siamo riusciti a imporre il nostro solito gioco, vuoi per l'avversario, vuoi perché noi stasera magari non eravamo nelle condizioni migliori. Poi io non sono solito lamentarmi per la classe arbitrale o cose, però purtroppo ci sono veramente due o tre episodi che hanno condizionato la partita. Una partita che si stava incanalando normalmente, brutta, mal giocata, però insomma finire 10 contro 9, poi episodi abbastanza brutti, insomma, che lasciano il tempo che trovano, alla fine insomma, poi capita il tiro della domenica, acciuffano il risultato all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero. Purtroppo è già la seconda volta che capita, pare anche venerdì scorso, nel posticipo di campionato con l'Arginone, 2-0 fino a 10 minuti alla fine, poi 2-1 e 2-2 piuttosto più che altro per disattenzione, però insomma lasciamo 4 punti per strada e sinceramente c'è un po' di rammarico, insomma. Però stasera, vista la partita, eravamo andati avanti 1-0, bisognava controllarla, ci stavamo anche riuscendo, poi purtroppo sono sopraggiunte delle decisioni che, ci ripeto, hanno condizionato parecchio. Non le voglio prendere come scuse, però effettivamente stasera sì, è andata così. Riccardo Grazzi della Guercino Calcio, una partita che è stata pareggiata all'ultimo momento, però gli episodi avvenuti in campo lasciano un po' l'amaro in bocca, anche perché dal 15° del secondo tempo non è più stata una partita di calcio, se posso dirlo. Perché non si può, cioè adesso io con tutto il rispetto qua per la classe arbitrale, per cui c'è gente che vengono qua, hanno la loro passione, come noi abbiamo la nostra, veniamo qui, però cioè, non si può rovinare una partita in questa maniera, con degli episodi, poi calcio è così, abbiamo preso gol, non stiamo a discutere, però non si può andare, cioè se questa gente deve venire qui a arbitrare, o siamo sereni, se no ce lo dicono prima, veniamo qui, giochiamo, poi andiamo a mangiare una pizza, perché non si può. Dal 15° del secondo tempo non è più stata una partita di calcio, ci hanno espulso due giocatori, vabbè, da loro uno, poi alla fine avete visto tutti. Non riesco più a commentare, cioè, forse sono anche un po' nervoso, non lo so, però non si può fare così, non si può, perché in fin dei conti siamo qua, facciamo allenamento, ci impegniamo, facciamo sacrifici, insomma. Non so, io non ho altro da dire, sono amareggiato stasera, ma non tanto, poi loro avranno anche meritato, non sto a discutere il merito, però non si può, quest'arbitro qui, secondo me, con tutto il rispetto copre agli arbitri, perché sono come noi, secondo me ha indirizzato la partita in una direzione, io questo è il mio punto di vista, però. Siamo con il mister della Centese 2010, sito Enrico. Un pareggio agguantato all'ultimo secondo, si può dire. L'ultimo respiro. Una partita abbastanza maschia, come si può dire. Cosa ci dici in merito alla prestazione dei tuoi ragazzi? È stata un'ottima partita, molto bella. Personalmente credo di una categoria superiore. Purtroppo ci sono stati poi dei malintesi in campo tra i ragazzi e l'arbitro, ma niente di particolare. L'importante è aver visto una bella partita con del gioco, ripeto, di una categoria superiore. È difficile vederne anche in seconda e forse anche in prima partite come queste. Di questa formazione Centese 2010 cosa si dice in senso generale? Così la conosciamo un po' nel merito della squadra. Diciamo che è l'internazionale dei poveri. Perché è un gruppo bello e vario, abbiamo dei ragazzi marocchini, serbi, albanesi, quindi siciliani, campani, è una squadra multiraziale e il fatto di riuscire a tenere insieme ragazzi con etnie, culture, mentalità tanto diverse che fanno gruppo è una soddisfazione personale.
Poi si dice che siamo un po' nervosi, ma forse perché i ragazzi stranieri a volte vengono fraintesi nelle loro espressioni. D'Angelo Carmine, l'autore del bellissimo gol di Centese 2010, proprio allo scadere. Cosa ci puoi dire? Una sensazione, una bella soddisfazione? Certo, alla fine soprattutto contro una grande squadra, visto che prima in classifica, sapevamo che era una partita molto tosta. Ci abbiamo messo carattere fino alla fine e alla fine i nostri sforzi sono stati ricompensati. Bene, della partita cosa ci puoi dire? È stata una partita abbastanza... Sì, un po' molto agonistica, con un po' di confusione da tutte e due le parti, che alla fine il pareggio è giusto.